passo la parola alla dottoressa Iconi, mentre parlerà del testatore dell'esperimento. Buonasera, io darò voce al terzo attore dell'esperimento che è l'Escherichia coli. L'Escherichia coli fu descritta per la prima volta nel 1885 da Theodor Escherich con il nome di Batterium coli comune. L'Escherichia coli fa parte della famiglia delle Enterobatteriacee, che sono microrganismi ubiquitari responsabili di infezioni sistemiche, gastroenteriti e infezioni a localizzazione extraintestinale. Avanti. L'Escherichia coli è un bacillo gram negativo, asporigeno, aerobio e anaerobio facoltativo. Le cellule hanno una forma allungata bastoncellare della lunghezza media di 1-2 micrometri e del diametro di 0,5 micrometri. Il citoplasma è circondato da una membrana citoplasmatica formata da due strati elettroni densi, tra i quali è interposto uno strato costituito da proteine e lipidi. In seno al citoplasma si osserva un nucleo amorfo, costituito da un'unica molecola di DNA circolare, a doppia elica, che rappresenta l'unico cromosoma del microrganismo. Intorno alla parete cellulare, alla membrana cellulare, c'è la parete cellulare che è rivestita completamente da appendici filiformi. Distinguiamo dei flagelli peritrichi, appunto, che rivestono l'intera superficie, che dotano la cellula di apparato locomotorio, precisamente di moto rotatorio, e i pili, che hanno un diametro più piccolo e che partecipano con caratteristiche di adesività. Avanti. Le infezioni alle vie urinarie sono molto comuni, in particolare nelle donne. Approssimativamente il 50% delle donne adulte riferisce di aver avuto qualche episodio di infezione alle vie urinarie nel corso della loro vita. E la maggior parte di queste infezioni alle vie urinarie è proprio causata dalle Escherichia coli. Le Escherichia coli, come la maggior parte dei gram negativi, ha origine nel colon. Dal colon contamina l'uretra, si risale verso la vescica e può migrare verso il rene e la prostata. Proprio le Escherichia coli possiede delle caratteristiche che facilitano l'invenzione delle vie urinarie, quali, come abbiamo accennato prima, le adesine che si trovano appunto sui pili, che vanno a mediare il legame tra le cellule epiteliali di rivestimento della vescica e le vie urinarie superiori. Ma anche la molisina ha un ruolo particolare, infatti va a lisare gli eritrociti rilasciando citochine e stimola la risposta infiammatoria. Il ritmo di crescita dei batteri è molto intenso. Intendiamo con tempo di generazione quell'intervallo di tempo necessario al batterio per riprodursi. La divisione batterica avviene per scissione binaria e determina una moltiplicazione esponenziale della cellula madre. Infatti, dopo tre divisioni, da una cellula madre si arriva ad avere 8 cellule figlie uguali. E misurando il numero dei batteri vivi per unità di volume a vari intervalli di tempo, riportando tutto in un diagramma di assi cartesiani, dove nelle scisse poniamo il tempo, nell'ordinata il logaritmo dei batteri vivi, otteniamo, avanti, un grafico diviso in 4 fasi: la fase di latenza, la fase esponenziale, la fase stazionaria e la fase di morte o di declino. Avanti. La fase di latenza è una fase di adattamento metabolico alle nuove condizioni di crescita del batterio. In questa fase non si hanno assi moltiplicativi, il numero delle cellule rimane costante nel tempo e la durata di tale fase dipende dallo stato fisiologico della cellula e del terreno di coltura in cui si trova. Appena dopo la fase di latenza si ha una fase di accrescimento positivo in cui il 20% delle cellule inizia la divisione, fino ad arrivare alla fase esponenziale o logaritmica, dove si ha una duplicazione della cellula con una velocità costante. Il numero delle cellule aumenta nel tempo e tutte le cellule impiegano lo stesso tempo a riprodursi.
Il batterio in questa prima fase, diciamo, di crescita produce i metaboliti primari. Avanti. Prima di arrivare alla fase stazionaria abbiamo una fase di accrescimento negativo, appunto per quell'accumulo di metaboliti tossici. Nella fase stazionaria siamo in interruzione della crescita, il numero delle cellule rimane costante, cioè il numero delle cellule vitali di quelle morte si equivale e si inizia ad avere una scarsità di nutrienti fino ad arrivare alla fase avanti di morte o di declino, dove si ha una diminuzione del numero di cellule vive nel tempo, una riduzione appunto delle sostanze nutritive per aumento dei metaboliti tossici. Ora passo la parola al professore Benini per esprimere lo scopo.